c'è in ballo il nostro destino. Midi 1, ti prego. Se sono Silver 1, io chiudo il canale. Boni, Tade Boni, non è un inganno. Non stiamo recuperando Midi 2, stiamo pushando Midi 3. Guardate quanto manca, io non so quello che succederà. Vi chiedo l'iscrizione instant, assoluta al canale, attivando la campanella. Lasciate un like, almeno Midi 3 like. Iscrivetevi ad Alex e Zan, li trovate in descrizione. Se cliccate il nick di Alex vi porta al canale di Alex. Magari porterà anche lui un video su tutto questo, non lo so. Codice Grax in the shop, anche nel Superstar Store, link sempre in descrizione. Con Zan e Alex proveremo l'impossibile, quello che stiamo inseguendo da una settimana, che non riusciamo mai a dittare, neanche ad avvicinarci. Potrebbe essere il match fatale. Calmi, mi viene da ridere, per quanto sto in hype, mi viene da ridere. Speriamo che non escano, perché gli ultimi video con gli highlights vi piacciono tantissimo. Lasciate un like se volete gli highlights, inizio video. Ban di Bell, ottimo. Sono stati bravi a bannare TK in modo tale che Zan non lo prendesse, però Zan ha preso comunque semino, che è ottimo. Possiamo giocarcela con un Mr. P, con un Mortis, Maxin, Genio. Ora valutiamo. Genio Iris, non possiamo mettere Mortis. Mi andrò a barricare con Mr. Pingu. Aleva con Piper, mi si è rotta la sedia, lasciate perdere. Troppa tensione fa crashare le cose. Ottimo match. Maxin, Genio e Iris. Top comp. Qua dobbiamo fare veramente freestyle, dobbiamo dare il massimo. Abbiamo di fronte il nostro destino. Partita one shot per Midi 3. Nessuno credeva in questo rank. Ci siamo, siamo lì. Magari non lo hittiamo oggi, lo hittiamo domani. Comunque siamo presenti, ecco, quello è l'importante. Erginietto l'abbiamo visto, ottima la kill subito sul nostro mid. Te c'è Mr. Kevin, Grax rimane sul pezzo, però Iris colpisce la grandissima. Bella era bannata, mi sembra di sì, quindi abbiamo ripiegato su Piper, che in fin dei conti non è neanche troppo male, però c'ho pochissima vita. Vorrei caricare i pinguini, nel momento in cui carico i pinguini abbiamo un intruso in più che può dare fastidio, però giocano forte ragazzi. Giocano davvero al top. Concentra di Grax, buono il colpo su Iris, pinguini let's go. A partire da ora c'ho altri pinguini da mettere, i danni sul genio sono buoni. Iris che vuole ovviamente restituirmi il colpo, però potrebbe arrivare il pinguino a dar problemi. Anche se colpisco Iris non è un problema, sono danni abbastanza bassi. L'importante è che non restituisca a Piper, perché a Piper restituisce una cosa come 1700, una cosa veramente disumana. Il pinguino va a stanare, loro sono abbastanza chiusi e qua il signor Zan deve fare veramente la differenza. Max rischia molto, eh. Attenzione però sempre al grab che può eventualmente salvarli. Sbaglia la ulti Iris. Wait, perché è una situazione abbastanza difficile per loro. Il problema è che io sono out 4-5 e c'è Iris col colpo restituito ad Alex. Deve andare su Iris, deve andare su Iris. Possiamo anche andare su Lob Empires. 6-5, torniamo indietro, calmi. Buonissima l'apertura di Alex, 18 secondi. Potrebbe essere un buon risultato, l'ho detto che con i pinguini cambiava letteralmente tutto. Alex c'è, Maxine pure, c'ho pure un gadget, lo vado a mettere. E forse la prima è andata. La prima è andata. Non so che tipo di player sono, non so quanto sono alti, ma sicuramente sono forti. 1-0, calmi. La sto sentendo come probabilmente una finale mondiale, ma stiamo funzionando. È stato un ottimo push finale, è stato un assedio per loro in realtà all'inizio. Subito colpetto per Iris, tolta io. L'importante è che non subisco troppo, devo caricare la ulti. Like no tomorrow. Ferma De Grax, buono il pinguinello. Willis subisce dei danni e let's go di pinguini qua, così che la torretta rimanga lì all'infinito. 3-0. Sto concentrato ed è quel momento in cui Grax deve essere concentrato. Dobbiamo fare la differenza. Iris colpita, non ha ancora caricato la ulti. Grax prova a colpire per dar fastidio. Buona altra ulti carica, ma tanto i pinguini li abbiamo. Potrebbero essere buoni per eventuali usce finali. Li metti davanti e te saluto fratellino. Vado ad aiutare pure Zan. 5-0. Stiamo facendo il nostro 7-0. Fatemi togliere lo shield a Iris. Grax, non fare il pollo, gentilmente mi sono preso io i danni, quindi Alex è salvo e credo che Iris ne abbia utilizzati addirittura 2. Danni sul genio preso, ok, i danni ci sono ancora, preciso, genio c'ha il grappling però, siamo messi discretamente bene con le stelline, sono tutte quante spostate, no, spostate, divise, il grapp però potrebbe anche starci, prova a mettere una torretta da tutt'altra parte, ok. Vai, torrettina per Max, torrettina, pinguinello per Max, sono giù ma Max va giù. 12-5. Ragazzi, se sono alti,
Forse MD3. Non so che tipo di player sono. Mi hanno detto che sono player buoni perché Kevin dovrebbe essere un ragazzo italiano. GG per il match 17-5. Qua c'è in ballo il nostro destino. MD1, ti prego. Io mi dissocio da tutto. Da tutto quanto. 40.000. 40.000. 40.000. E per quest'ultimo match andiamo con la comp suprema che tutti consigliano, tutti dicono che sia la miglior comp. Max, Sandy, Genio contro Ems, Byron e Riccardo Cacà. Pocio particolare, però è una mappa molto aperta, quindi non lo contesto. Se mi prendo un infarto, ci abbiamo il titolo clickbait. Che poi in realtà non è clickbait perché mi prende veramente, anzi non vedrete il video. Mi sono sbagliato all'inizio, non c'era il codice creatore Grax in the shop, GRX, Grass, quello che vi pare. Basta che inseriate il codice. No bueno il mio inizio, Grax, non perderti in chiacchiere perché qua non c'è nulla su cui scherzare. Qui bisogna fare veramente il panico. Pocio, Emse e Byron. Forse sarebbe stato peggio avere contro una Bibi, tipo doppie cure per un tank. Emse mi sembra alquanto fattibile, soprattutto se riusciamo a caricare, se riesco a caricare la ulti. Il robot subisce il giusto. Pocio colpisce da casa sua. Qualche danno l'abbiamo fatto. Calmi, è il momento di caricare la ulti e mettere una super zona di invisibilità che mi serve, like no tomorrow. Ok, ulti messa, grab pazzesco di Alex. Attenzione a Riccardo Cacà. Prove danni Riccardo Cacà. Cure di Riccardo Cacà. Danni di Grax. Cure anche per... Regà, Pocio work, eh? Pocio work, ragazzuoli. Tolto il Pocio now. Occhio. Subito danni a sinistra per tirare un gadget. Il gadget della vita, il gadget. Sono morto, però era un gran gadget quello. Ne abbiamo 4, loro fanno il secondo. Magari noi facciamo l'ultimo, non lo so. Potrebbero andare anche 4-3, eh. E forse vanno 4-3. Tutto aperto per l'ultimo. Se perdiamo, boys, è un meme. Ci può stare, ci può stare. Grax va laterale. I danni non sono tantissimi, però Byron mi colpisce e gioca molto bene. Siamo morti. Zan in realtà ha fatto un'ottima kill. Attenzione alla Ems pure nel mid. Ems cerca di prendere più roba possibile. Byron da togliere in 3, 2, 1. Bullone che non viene preso. È come se fosse rallentato. E alla fine ci può stare. Ne ho 2. Azzardo il terzo e rimango safe. Che paura, ragazzi. Ma sto fa sotto. L'abbiamo fatto noi. Dobbiamo fare 30%. Fatemi caricare la ulti per spingere. Ma soprattutto non dobbiamo far caricare la ulti a Ems, perché se la carica Ems è un big problems. Ulti in avanti. Ok, Pocio cura, danni sul Pocio, let's go. Gadget per me, ci siamo ragazzi, ci siamo. Ufficialmente la prima è andata, ne serve solo un'altra per l'Olimpo. Abbiamo un piede in MD3. L'ho detto. Questo sarà un video full Lega delle Stars per tutti quelli che dicevano Grax porti solo push MD2, recuperi MD2. Ecco, poi vi porterò eventualmente recuperi MD3. Non mi dispiacerebbe come cosa. Primo robo nostro ed è positivo. Bullone preso per dopo è positivo. Io sono morto ovviamente all'inizio come un pollastro. Ritorno avanti. C'è il signor Byron da togliere. I danni li faccio. Non ho messo la ulti, però siamo lì. Anche se loro fanno il secondo robo, va bene. L'importante è che noi facciamo l'ultimo. Il robo ci consentirà di riprendere un po' di mid. C'è Byron che ovviamente fa pressing. Quel Byron ci acchiappa. Non sono male per niente sti player. Attenzione, non sono per niente male. Occhio al Byron da togliere right now. Robottone tolto. Non abbiamo preso neanche un granello di percentuale. Ne hanno 3 e non è positivo, perché adesso siamo sul punto e rischiamo di fare il secondo robot. Però che fai? Non lo fai, lo devi fare il secondo robot. Cure tattiche della ulti è assolutamente obbligatorio. Kill sul Byron. Mi sono preso un colpo gratis. Attenzione, buono il grab. Ulti la metto comunque perché dobbiamo prendere quel bullone. Serviva quel bullone, servirebbe l'altro. Non so se lo prendiamo. È un dimmi 4-2, ti prego. Dimmi 4-2 e non 5-1. 4-2, perfetto. Occhio al Byron. Prova a dargli qualche colpetto per pressare. Posso tornare indietro, let's go. Mi raccomando ragazzi, seguiteci in live, perché in live facciamo di tutto. Riusciamo a fare delle giocate pazzesche. Ringrazio Zan e Alex. 6 ore di push per provare a fare questo contenuto. Ulti perfetta. Bullone preso. Mi metto un gadget. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Se sono Silver 1, io chiudo il canale. Ve lo dico, chiudo officially il channel. Riccardo Cacà se ne va. Ringrazio tutti quanti quelli che mi hanno seguito in live. Ringrazio voi che state vedendo il video. È il momento di vedere l'eventuale rank. Questa era una title shot pazzesca. Non si vedeva neanche lo spazio. Attenzione, Diamanti 3. Dovremmo esserci, ragazzi. Dovremmo esserci.
Non ci posso credere. Non ci credo. Mi viene da piangere. Il prossimo rank sarà Leggende 1. Io sto registrando alle 2.47. Tra due ore devo andare al lavoro. Mi devo svegliare per andare al lavoro, ma non dormirò probabilmente. 33 giorni per provare Leggende 1. Non succede, ma se succede, stagione pazzesca. Mi raccomando, seguite Alex e Zan. Sono devastanti. Codice Grax in the shop. Non l'ho messo. Lo metto adesso. Spero che il video vi sia piaciuto. Full Power League. Esco e rientro per farvi vedere che c'è il Miti 3. Ho i lacrimotti, vi voglio bene, lasciate un like. Che video, che push. Bacio, ciao ciao.